queste trasformazioni su queste macchine è il piano TS. Allora, con piano TS si può, diciamo, vedere esposto innanzitutto rappresentare le temperature di due set, ticona A e ticona B. Quindi la prima cosa che scrivo, quali sono le temperature di ticona A e ticona B. Allora, la prima cosa che mi è stata chiesta da uno di voi, professore, perché delta U uguale a 0 e delta S uguale a 0 in queste macchine? Allora, evidentemente se ragazzi dobbiamo partire da un punto, fare una certa trasformazione e ritornare nelle stesse condizioni iniziali, bene, perché voglio che questa macchina funziona ciclicamente, cioè da sempre con continuità con, diciamo, va a prendere l'energia termica e la trasforma in energia meccanica, ma questo lo devo fare con continuità. Evidentemente devo tornare sempre allo stesso punto, parto da 1, faccio questa trasformazione e ritorno a 1, giusto? Allora, evidentemente se U con 1, quindi uguale a U con 2, quando io praticamente vado a fare il delta U è uguale a U finale U con 2, meno U con 1, ma se U con 2 è uguale a U con 1, com'è il delta U? Chi è che mi ha fatto la domanda? È chiaro adesso? Cioè lei, diciamo, lo fa ciclicamente questa trasformazione, la deve ripetere n volte. E lo stesso vale per delta S, cioè se ritorna nello stesso punto, poiché le condizioni termodinamiche, le proprietà termodinamiche nello stesso punto sono sempre le stesse, U, T, B, V, sono tutte uguali indipendentemente dal percorso che ha fatto, quando ritorno alla fine S è una proprietà termodinamica, quindi ritorno uguale. Bene. Quindi anche il delta S sarà nullo perché S con 2 meno S con 1 quindi sarà uguale a 0. Ora la cosa che noi vogliamo capire è e tra tutte queste macchine che possono, perché ce ne possono essere n, posso fare una macchina che funziona così, triangolare, posso fare una macchina che funziona ottagonale, vabbè, posso fare una macchina che funziona così, per esempio, l'importante è che lo faccio con continuità, giusto? Allora, la cosa importante è, uno, allora, senza fare, diciamo, macchine troppo fantasiose, allora, uno, allora, iniziamo a muoverci col cerchio che era la trasformazione ciclica che noi avevamo fatto come prima trasformazione. Allora, perché la trasformazione, il ciclo avviene in senso orario? Questo già ve l'ho detto l'altra volta, ve lo ripeto. Perché la trasformazione la faccio in questo senso e non nel senso antiorario? Vediamo un po'. Allora, se da 1 io vado fino a qua, a 1' e poi ritorno a 2, va bene? 1 coincidente con 2. Perché la faccio in questo senso e non posso farlo nel senso inverso? Esattamente, cioè io per avere che, diciamo, Q con A è maggiore di Q con B, perché se non fosse maggiore di Q con B era quando sarebbe? E certo, allora quindi sto fornendo energia termica Q con A e poi una parte la lascio fuori. Allora la prima parte è quella che fornisco qui all'andata, quant'è? Questo qua, questo integrale qua. Quella che restituisco al set B, nella fase di, ovviamente, di raffreddamento, è quest'altra. Quindi, se io la macchina fosse internamente reversibile, ricordiamocelo, questo è vero, Q con A è quell'integrale solo per interna reversibilità, se no è un po' diversa. Ma per una macchina internamente reversibile posso scrivere questa. Allora, è chiaro che a questo punto Q con A sarebbe questo valore qua, Q con B sarebbe l'altro valore, quindi quello che io ho convertito in una macchina che funziona con questo ciclo così orario sarebbe esattamente l'area di questo ciclo, di questo cerchio. Quello sarebbe il lavoro che ho convertito con una macchina internamente reversibile, attenzione, non esternamente. Perché esternamente questa macchina è irreversibile? Vediamo un po'. Perché secondo voi questa macchina, io vi dico, attenzione, internamente è reversibile, ma esternamente non lo è. Perché? Da chi prende energia termica per riscaldare la macchina qui? Per riscaldare la sua temperatura? Da quale set la sta prendendo? A ticona, cioè ticona fornisce energia qua, giusto? A questo, mentre questo sta compiendo questa trasformazione. Quindi il calore, tutto il calore che in questa fettina sto prendendo, lo sto prendendo da 7 ticona. E come lo sto prendendo secondo voi? Com'è la differenza di temperatura tra il SIST che sta cambiando, perché qua sta cambiando la temperatura, e il SET che è qua?
sala temperatura 7. Com'è? Infinitesimo è finita. È finita, e quindi se è finita la temperatura, come avviene questo calore se facciamo lo scambio di energia? Su differenza di temperatura finita. E quando, quando scambio di calore ho su differenza di temperatura finita, com'è la macchina? È reversibile o irreversibile esternamente? È irreversibile. Quindi attenzione, anche se internamente fosse reversibile, avere comunque irreversibilità esterna. Bene? Per avere una macchina che funziona in modo reversibile, che cosa dovrei avere, ragazzi? Come dovrei far avvenire questo scambio? Supponiamo sono arrivato fino a... Allora, da qua a qua ci arrivo così. Come posso arrivare da qua a qua in questo modo? Dal punto 1 al punto 2, come faccio ad arrivare così in verticale? Vediamo un po', secondo voi. Quindi è una macchina, quindi diciamo, questa trasformazione che sto facendo, vediamo un po' che trasformazione è. È una trasformazione? Quindi potrei farlo con una macchina, una compressione, perché è una compressione, no? Mi trovate? Questa qua diciamo, mi porta sopra. Quindi potrei andare a comprimere, ma devo comprimere per far rimanere isoentropica la macchina. La compressione come dovrebbe essere? Adiabatica. Adiabatica e internamente reversibile. Quindi la prima trasformazione che sto cercando è una trasformazione di compressione adiabatica interamente reversibile. E arrivo fino praticamente quasi alla temperatura del 7 ticonà. Giusto? Dopodiché io dico, signori, io mi devo muovere verso destra perché devo fare un ciclo orario, non devo andare a sinistra. Quindi mi devo prendere energia, devo riscaldare il mio fluido. La prima cosa che faccio, prendo il fluido, prendo la macchina e comprimo, quindi dal punto iniziale prendo e lo comprimo fino al punto finale. Come? Mettendo la macchina, la faccio adiabatica, quindi lo metto in uno scatolo di polistirolo e comprimo, giusto? Questa è la prima trasformazione. Dopodiché tiro fuori la macchina dal polistirolo e la metto dove? Una volta che l'ho compresso, questo fluido, dove lo vado ad appoggiare? Lo devo riscaldare questo fluido, una volta che l'ho compresso, giusto? Lo metto sul set. Quale set? Sul set A. Quindi ho preso il fluido, l'ho messo sul set A e che cosa fa il fluido? Espande, ma si riscalda anche. Cioè prende energia termica e la trasforma in lavoro, perché espande nel mantenere questa, diciamo, questa energia, vi trovate? Perché se questo, diciamo, alla presa, diciamo, sto lavorando ovviamente facendo espandere questo oggetto a temperatura come? Costante, cioè mi muovo in questo modo, a me? Quindi c'è un'espansione isoterma. Perché la faccio muovere, ragazzi, in questo modo qua? E non la faccio muovere così. Basta che vado a destra. Sopra non posso andare. Perché non posso andare sopra, ragazzi? Perché non posso salire qua sopra? Perché? Se facessi adesso, diciamo, ragazzi, vabbè, faccio salire sopra. Uno che si dovrebbe alzare dovrebbe dire, la pressione sta facendo? Sta andando in contraddizione con? Clausius mi ha detto che non è possibile. Non posso prendere energia da un set a temperatura più bassa. Come faccio a riscaldarlo? Come faccio a prendere questa quantità di calore che sta qua sotto? Non potrei farlo. Quindi posso andare verso destra, va benissimo. Posso prendere questa quantità di energia che sta qui sotto l'integrale, la posso prendere da una macchina che sta a temperatura articolare, ma attenzione, posso andare pure così, posso andare pure così, giusto? Perché mi muovo pelo pelo rispetto al set articolare? E non la faccio così la trasformazione. Sto cercando di fare una macchina ideale, ragazzi. E la macchina ideale come deve essere? Oltre che internamente reversibile, deve essere esternamente anche reversibile. Quindi come deve avvenire questo scambio di energia in modo calore? Su una differenza di temperatura? Praticamente nulla, infinitesima. Cioè, ma praticamente deve stare, diciamo, alla stessa temperatura. Io qua ve la disegno giusto per farvi capire che per forza la dovrò fare piccola a piacere, ma dovrà comunque esserci. Ma questo delta T deve tendere a zero, ragazzi.
Perché tanto più grande è, tanto più la macchina diventa irreversibile. Se io voglio fare una macchina reversibile, quel delta T deve essere nullo, praticamente. Vi trovate? Poi abbiamo detto che la generazione entropica esterna, quando si annulla? Quando il flusso di energia in modo calore avviene su una differenza di temperatura infinitesima. Basta che sia finita e che sia generato esterno. Poiché io qui dentro ho detto, attenzione ragazzi, io voglio avere l'S generata che è la totale. Questa qua è Sgen interno più Sgen esterno. L'interna la facciamo con l'attrito, diciamo che ho messo l'olio, faccio fare tutto diciamo, piano piano, eccetera. L'esterno come la devo far fare? Facendo espandere questa macchina su una differenza di temperatura infinitesima, e quindi in questo modo qua, e non in questo modo. Va bene. A questo punto arrivo qua e che faccio? Posso, a quel punto, una volta che l'ho fatto una certa quantità di energia, l'ho presa la quantità che volevo occupare, l'ho presi 100 joule, posso iniziare a espandere. Come espando? Devo espandere con una macchina che è internamente reversibile, giusto? Sempre S generato nullo totale deve essere sempre nullo. Per cui se S generato è nullo, il totale, e non sto dando più calore, l'ho levato a 7 perché voglio portarlo a 6, dall'altro lato lo voglio portare a 7B. Prima di portarlo a 7B devo arrivare con la trasformazione che ha S generato nullo. Li trovate? E questa trasformazione com'è? È una diabatica internamente reversibile. Per cui arrivo con una diabatica internamente reversibile e delta S uguale a 0, eccola qua. Quindi ho preso questo set, l'ho rimesso. Come faccio a fare questo? Lo rimetto nella mia, una volta che è arrivato a un certo valore qui sopra, lo rimetterò qua, diciamo, nel polistirolo e continuerò a farlo espandere. Lo faccio espandere però questa volta adiabaticamente, e quindi arriverà fino a un valore di espansione che sta qua. E ora sono arrivato fin qui. Quindi 1, 2, 3, 4. A questo punto sono pronto a levarlo dal secchio qui. Quindi quella prima era una adiabatica. Che cos'era? Una compressione adiabatica. La seconda com'era? Una espansione isoterma. Con adduzione di calore, ovviamente, no? Quindi sto adducendo calore e diciamo che sto facendo questa espansione. La terza com'era? Un'espansione adiabatica. E poi ovviamente devo riportarla qua. E quindi ovviamente la levo da qua, la metto sul set un'altra volta, sul set qua sopra. Di bombini, e la riporterò poi comprimendola a temperatura costante, lo riporterò nella condizione iniziale. Quindi ritorno al punto 1. Questa macchina si può dimostrare che è proprio la macchina di Carnot. Andiamo a vedere. Quindi ricordiamoci le quattro trasformazioni: compressione adiabatica interamente reversibile, adduzione di calore con espansione isoterma, quindi adiabatica, isoterma, adduzione di calore, cessione di calore. Bene? Quindi evidentemente, ragazzi, quando arrivo sul punto 4, è chiaro che devo stare vicinissimo alla temperatura T con B, ma non posso scendere sotto, perché altrimenti, come qualcuno qualche volta fa, vabbè, scendo sotto la T con B. No, se scendi sotto la T con B, se fai espandere fin lì è finito. Perché? Perché non potrai mai, ovviamente, fornire energia termica al set T con B che si trova a una temperatura superiore. Si deve fornire, diciamo, deve stare a una temperatura più, leggermente più grande di T con B per potergli dare calore, giusto? Quel tanto che gli basta a mantenere la reversibilità. Quindi un delta T, ancora una volta, infinitesimo. Quindi qualche volta, invece di trovare questa curva fatta in questo modo, la macchina di Carnot fatta in questo modo, sui libri di testo c'è una semplificazione logica, che è questa. Se questa è la T e questa è la S, la semplificazione logica è questa.
questo è t con t con b e questo è t con a. Cioè la semplificazione è che si trova alle stesse temperature t con a e t con b, ma noi sappiamo che è impossibile, cioè mi posso avvicinare ma mai avere la stessa temperatura, giusto? Perché è un concetto limite quello della, diciamo, della cessione e adduzione di calore. A temperatura nulla non c'ho, non posso avere a temperatura nulla una cessione o una sottrazione di calore, giusto? Rimarrebbe qui inchiodato. Se io fossi, diciamo, arrivassi fino al punto t con a, il punto rimarrebbe in equilibrio, cioè non potrebbe, diciamo, andare verso destra, che non potrei riscaldare, giusto? Quindi attenzione, perché ovviamente la semplificazione di quello che abbiamo detto sopra è questo qua, ma con una, diciamo, un qualche cosa che poi non potrebbe avvenire. Allora, questa macchina, che è la macchina di Carnot che noi andremo, ovviamente con la quale andremo sempre a confrontarci, in realtà non è la macchina che io posso realizzare. E allora come mi posso avvicinare a questa macchina? Percorrendo il ciclo, ma percorrendolo con una differenza, per esempio, di temperatura finita. Perché devo fare forza questo? Perché dovrei aspettare un tempo, ragazzi, un tempo infinito per far avvenire questa trasformazione in modo isotermico. Dovrei avere scambiatori di calore che hanno area infinita per poter fare questa, diciamo, questa cosa. Non potrei fare. Va bene. Io so bene che se vado vicino al calorifero, il calorifero di casa mia, se invece di farlo, di metterlo a 80 gradi, vado vicino alla caldaia e abbasso. Va bene? Dico, no, non deve avvenire da 80 a 20 gradi, diciamo, lo scambio di energia. Deve arrivare 21 è l'acqua calda che mantengo e 20 è l'ambiente, così non genero entropia, giusto? Allora mettete, provate a mettere la caldaia a 21, che succede? Il calorifero non è che vi dà la stessa quantità di energia. Perché? Perché il calorifero, diciamo, funziona in questo modo: Q uguale a U per A per delta T, cioè c'è una sua trasmittanza, lo vedremo tra poco quando faremo la parte di trasmissione del calore, quindi ovviamente, ed è una caratteristica del calorifero. Quindi se voi avete un certo calorifero che ha quella U, l'area del calorifero è la stessa, un metro quadrato. Se voi invece di mettere 80 gradi di delta T, 70 gradi di delta, 60 gradi di delta T, normalmente si sono scusi la volta, ne mettete uno, avete un sessantesimo dell'energia che vi dà il calorifero. Cioè voi vi morite dal freddo. Giusto? Allora, se voi invece mettete un grado là, ne mettete 0,001. Per avere quella stessa quantità di energia la dovete far fluire nel tempo, cioè avreste un tempo infinito della trasformazione. Quindi per prendervi quei 100 joule che vi prendete in un secondo con delta T 10 gradi, se lo dividete, diciamo, su questi 10 gradi, un grado, dovete moltiplicare per 10 il tempo, se diventa un millesimo per 1000 e così via. Cioè quella quantità di energia, per poterla prendere, ci mettereste molto molto più tempo, a parità di tutte le altre condizioni. E quindi sarebbe una trasformazione che avviene infinita, ma le macchine non possono funzionare così. Bene. Oppure dovresti fare una macchina con una A molto grande, cioè per far avvenire questo scambio in tempi, queste sono potenze, ragazzi, in tempi, diciamo, abbastanza piccoli, cosa dovreste fare? Aumentare molto l'area di scambio. Ma aumentare molto l'area di scambio significa che gli scambiatori infiniti quanto costano? Non si possono fare. Allora le macchine devono essere poi anche economiche, devono essere compatte, deve essere un motore che io mi trasporto, quindi alla fine necessariamente questi delta T non possono essere infinitesimi nelle macchine che voi andrete a progettare, devono essere finiti. E quale sarà questo valore di delta T? Lo andremo a valutare di volta in volta. Io vi darò le valori di trasmittanza e voi potreste ricavare l'area in funzione del delta T, e capite che se voi delta T lo dimezzate, lo dovete raddoppiare l'area. Ciao. Quindi ovviamente questo significa raddoppiare i costi dello scambiatore, perché uno scambiatore che è il doppio significa avere invece un calorifero che avete a casa, dimezzate a 60 gradi, fate 30, diciamo 30 gradi di delta T, dovete raddoppiare il calorifero, giusto? Per cui vi costa il doppio il calorifero di casa, giusto? Se lo volete ridurre di 11, diciamo, 10 volte, dovete metterne 10, ma 10, diciamo, io dove lo vado a mettere questa cosa? Quindi, diciamo, non ho più pareti per, diciamo, per mettere l'armadio, va bene? Quindi attenzione, perché ovviamente noi ci troveremo a lavorare da un lato con la termodinamica, che ci dice delle cose, l'inizio del delta T, e dall'altro con la pratica, perché siamo ingegneri, e l'ingegnere deve avere a che fare con, diciamo, ovviamente con i costi, e quindi i costi e la pratica, perché a volte è solo un costo, diciamo, ne metto 10, altre volte non lo posso fare,
perché se il calorifero lo devo montare a bordo di un'automobile, cioè se lo scambiatore devo montare a bordo, cioè quindi il radiatore della vostra autovettura, per capirci, giusto, che è quello dove il Q-B viene trasferito all'ambiente, e se voi dovete fare il radiatore 100 volte più grande, quello pesa 100 volte di più, che state facendo un carro armato. Bene. Allora quindi a volte ci sono dei vincoli economici, altre volte ci sono dei vincoli tecnici, ma noi questi DFT non li potremo mai fare infinitesimi, dobbiamo sempre farli finiti. Bene. Allora questo cosa vuol dire? Che invece di fare la macchina di Carnot possiamo fare il ciclo di Carnot. Quindi a parità di T con T con B, sono sempre quelli T con T con B, questo è il valore T con A e questo è il valore T con B. Invece di andare fino a sopra, fino a questo valore, io posso andare fino a un certo punto qua, poi andare così e poi andare così. Quindi far funzionare la mia macchina su delle differenze di temperature finite, vedete? Quindi a questo punto non ho più il problema di fare delle macchine infinitamente, degli scambiatori infinitamente grandi, giusto? E quindi ricordiamoci, quella è la macchina di Carnot, questo è il ciclo di Carnot. Il ciclo è rimasto lo stesso, cioè che cos'è? Ancora una adiabatica internamente reversibile, una isoterma, adduzione di calore, espansione adiabatica internamente reversibile, cessione di calore, isoterma. Bene. Allora, il ciclo quindi resta lo stesso, quindi le quattro trasformazioni sono queste. Non è detto che io debba fare la macchina debba funzionare per forza con un ciclo di Carnot, quello vedremo, ci sono, insomma, a volte vedrete che è molto più comodo operare con altre trasformazioni, per esempio delle isobare invece che delle isoterme. Ma questo date tempo al tempo, perché adesso vedremo tutti i cicli termodinamici, tutti no, i principali i cicli termodinamici con cui posso andare a lavorare per convertire energia termica in, ovviamente, in energia meccanica. Questa cosa la faccio sempre in senso orario, quindi sono sempre queste quattro trasformazioni. Andiamo a vedere qual è il rendimento di questa macchina. Secondo voi, come può essere questo rendimento? Come ve lo aspettate? Uguale al rendimento del ciclo di Carnot? Come? Minore. Perché minore? Perché ho questo termine. Allora, attenzione. La macchina, il ciclo di Carnot, è ancora internamente reversibile, perché io ho una diabatica internamente reversibile, uno scambio interno, diciamo, di calore internamente reversibile, cioè la reversibilità interna la sto mantenendo in questo momento, poi le vedremo anche quelli tra un po'. Ma, quindi mantengo la reversibilità interna, ma ho levato la reversibilità esterna nel ciclo di Carnot. Quindi quando io opero secondo un ciclo di Carnot, è una macchina ancora internamente reversibile, ma esternamente irreversibile. Quindi SGN interno è ancora uguale a zero, ma SGN esterno, poiché ho dei delta T finiti, è diventata diversa da zero. Quanto sto perdendo? Andiamo a vedere. Allora, ci scriviamo il rendimento del ciclo di Carnot. Ragazzi, sul vostro testo non vi, a volte non vi sottolinea differenza macchina-ciclo, ve lo fa, però non ve lo sottolinea. Quindi attenzione, perché se voi confondete ciclo e macchina, evidentemente state facendo una grossa sciocchezza, perché la macchina è di gran lunga più reversibile, è la reversibilità assoluta, perché è zero. Il ciclo è sempre, diciamo, irreversibile. Certo, rispetto a un ciclo reale, c'ha l'interna reversibilità. Cioè, se voi andate a prendere una macchina effettivamente, prendete il compressore, fate il ciclo, voi avete sempre una irreversibilità anche interna. Quindi sarà sempre un po' più piccolo il rendimento rispetto al rendimento del ciclo di Carnot. Ma, attenzione, non sarà, diciamo, sarà il ciclo di Carnot sarà sempre, avrà sempre un rendimento più basso rispetto alla macchina. Quindi vale sempre questa relazione d'ordine qua, eh? Quindi il rendimento del ciclo di Carnot, anche se si chiama Carnot, è sempre, diciamo, più piccolo del rendimento della macchina di Carnot. Ovviamente è maggiore del rendimento della macchina reale. Okay. Vediamo però a questo punto quanto è uguale questo rendimento del ciclo di Carnot. Questo, il rendimento in generale di un ciclo, abbiamo visto quanto è uguale a 1 meno QB su QA, giusto? Quanto è, ragazzi, QB e QA, visto che la macchina è internamente reversibile? Ragazzi, si può vedere facilmente questo è. Prego?
più piccolo? Sicuramente un esempio più piccolo, ma diciamo, se lo volessi rappresentare su questo piano, è un piano TS. Si trova? Cioè, è questo. La QA è tutta questa area qua, ragazzi. Questa è la QA. È l'area che sta sotto, diciamo, questo, questa trasformazione. Tra 1, 2, 3 e 4, la trasformazione 2 e 3, se vado a fare l'integrale tra 2 e 3 di T in DS, che cos'è? Integrale tra 2 e 3 di T in DS. Questo cosa rappresenta? Ha detto lui. Poi. Sicuro? Intanto facciamo, diciamo, io vi ho scritto che per il secondo principio che cosa c'è? DS c'è un piccolo errore, però per farvi scoprire qual è il piccolo errore ve lo scrivo. DS è uguale a che cosa? A DQ su T più DS gen. Che DS gen è questo? Bellissimo. Allora, la trasformazione è internamente reversibile e quindi questo se ne va. E fin qui ci siamo. Quindi vado a fare che il DQ in generale è uguale a T in DS. E dopodiché ho fatto l'integrale. Tra 2, ovviamente questo è 3, giusto? Quindi lui dice questo è Q grande con A. In realtà non è Q grande con A, ma è Q piccolo con A. Questo è il piccolo errore che ha fatto. Però, vedete qua, diciamo, allora alla fine, se voi, diciamo, ragazzi, però diciamo, è un errore banale, ma se questo poi lo fate con l'esercizio, ovviamente potrebbe propagarsi quell'errore. In questo caso non si sarebbe propagato, per quale motivo? Cioè, anche se lui avesse messo 100 questo, poi 50 quell'altro, avrebbe fatto due volte lo stesso errore. E poiché Q con B e Q con A sono entrambe moltiplicano la massa, cioè lui avrebbe dovuto moltiplicare la rete QA, avrebbe dovuto mettere M che moltiplica T DS. Giusto? Allora era vero. Allora, però, poiché M e M stanno sopra e sotto, avrebbe fatto due volte lo stesso errore, ma solo in questo caso. Per cui io gli avrei messo lo stesso errore sbarrato con rosso. Però il risultato sarebbe, diciamo, stato esatto comunque nel rendimento, giusto? Perché questo sarebbe stato uguale sempre a 1 Q su QB rispetto a Q con A, e quindi alla fine avrebbe fatto una volta l'errore, avrebbe fatto qua, qua se ne sarebbe dimenticato lo stesso quando andava a fare l'altro integrale, giusto? Perché una volta fatto, diciamo, che se avesse visto un po' fatto l'errore sarebbe tornato sopra e avrebbe, diciamo, corretto, giusto? E quindi sicuramente avrebbe fatto due volte lo stesso errore e l'errore se ne andava. Si compensava, ma guardate che non sempre due errori, diciamo, si compensano, qualche volta possono anche amplificare il risultato dell'errore finale, giusto? Chiaro qual è l'errore? Allora, nel nostro caso abbiamo Q piccolo con A uguale all'integrale di T in DS, va benissimo per noi, perché a noi non interessa sapere la Q con A totale. Va bene pure 100 joule al chilogrammo quando facciamo questo ragionamento, giusto? A noi interessa una macchina che ha un chilogrammo di massa. Stiamo ragionando con una massa, diciamo, con una macchina di questo tipo. Va bene lo stesso, funziona il nostro ragionamento. Per cui, attenzione, perché a questo punto possiamo scrivere in questa relazione questo integrale. Che cos'è? E questo integrale tra 2 e 3, ragazzi, quant'è questo integrale di T in DS se la temperatura resta costante? Facile. È uguale a T con 2 per che cosa? S3 meno S2. Giusto? E Q con B? Questo è facile gioco, no? Q con B. Q con B a quanto qua? Q piccolo con B. È 1 a 4. È uguale all'integrale, no? Allora, in generale è da 4 a 1. Attenzione però, attenzione però, se lo voglio col segno è da 4 a 1, giusto? Se lo voglio col segno è da 4 a 1, ma io come li sto mettendo qua dentro?
valori assoluti, ricordiamocelo. Quindi aveva ragione lui, qui devo fare da 1 a 4. Va bene? Vi trovate o no su questo? Mi ho imbrogliato le idee oppure vedo? Ragazzi, vi trovate o no? Se avessi voluto il segno di questo, avrei dovuto fare l'integrale tra ovviamente punto finale, quindi dal punto 4 al punto 1, va bene? Dal punto 4 al punto 1. Se avessi voluto ovviamente avere quanta è la quantità di energia, a questo punto sarebbe venuto negativo l'integrale, giusto? E infatti sarebbe stato, questo è 1, questo è il punto 1, questo è il punto 4, poiché S con 1 più piccolo rispetto a S con 4, sarebbe stato T S1 meno S4 e quindi veniva negativo. Ci siete? Ora, per come invece abbiamo scritto noi il secondo principio e come abbiamo chiamato noi Q con A e Q con B, abbiamo preso i valori assoluti di Q con A e Q con B. Il segno già l'abbiamo spostato qua fuori, vedete? Vi trovate o no? Quindi, per me, questo è il valore assoluto di questo. Va bene? Quindi, il valore assoluto è esattamente il contrario. Quindi, ovviamente l'integrale di ancora di T da S. Attenzione, perché questo è uguale a che cosa? A T con 1 per S4 meno S con 1, se voglio prendere il valore assoluto. Vi trovate? S4 meno S con 1. Siete già cotti ormai, alla terza ora. Siete arrivati al punto di ebollizione. Ci siete? Poi, ragazzi, quest'area qua, questo rettangolo, e T, il valore è T con 1 per delta S, giusto? Allora a questo punto metto qua dentro 1 meno, attenzione, questo qua è T con 1, Q con B è T con 1 che moltiplica S4 meno S con 1, sotto cosa viene? T con 2 che moltiplica S3 meno S4. Giusto? Ma S2, S4 meno S con 1, com'è rispetto a S3 meno S4? Uguale. Per cui questo e questo vi semplifico. E quindi il rendimento del ciclo di Carnot, attenzione, è uguale a 1 meno la temperatura massima del ciclo, quindi 1 meno, pardon, la temperatura minima del ciclo, quindi sarebbe T con 1, fratto T con 2, temperatura massima del ciclo. Ora, poiché, perché vale la relazione d'ordine che avevamo scritto rispetto alla macchia di Carnot? La macchia di Carnot cosa era? 1 meno TB diviso T con A, giusto? Ora, com'è T con 1 rispetto a T con B? Piccolo, va bene? Quindi, di fatto, ho che T con 1, pardon, è maggiore rispetto a T con B. T con 1 rispetto a T con B, è più grande. T con 1 rispetto a T con B. Trovate? Quindi se è più grande T con 1 rispetto a 2, non cambiando niente, come verrebbe questo termine? Lasciando lo stesso, sostituendo solo T con B a T con 1. Verrebbe più grande, diciamo, questo pezzo qua verrebbe più grande, perché T con 1 è più grande, quindi vi trovate. Quindi avrei un rendimento più basso soltanto ad alzare questo. Quindi prima diminuzione, sto alzando questo, mi si riduce perché T con 1 è più grande rispetto a T con B. E quindi mi si riduce, aumenta questo termine e quindi il rendimento diventa più piccolo. Primo pezzo. Secondo pezzo, non solo ho diminuito T con 1, non solo ho aumentato T con 1, ma ho anche diminuito T con 2. Perché prima T con 2 lo facevo arrivare fino a T con A, adesso lo tengo più sotto. Per cui se ho diminuito qua, dividendo per un pezzo più piccolo, cosa accade a questo? Aumenta ancora di più questo pezzo qua, e quindi uno meno qualcosa di più grande diventa ancora più basso. Questo è il motivo per cui il rendimento del ciclo Carnot è sempre più basso rispetto al rendimento della macchina di Carnot. Ci siete? E non è finita. Non è ancora finita perché ci sono sempre, che cosa? Le irreversibilità.
sensibilità interne. Allora, prima di arrivare alle sensibilità interne, volevo adesso, diciamo, mi faccio un po' riposare su questo. Mi sto massacrando oggi, lo so, le sono tre. Però mi faccio un po' divertire con qualche altra cosa, con qualche altra, diciamo, attenzione alla... Allora, la prima cosa che volevo farvi vedere è, ragazzi, lei, se volete vi do anche un microsecondo di pausa, ma non pausa che vi alzate, mi fate una domanda. Ci sono dubbi su questa cosa? Fate una domanda, fermate il professore. Se non avete dubbi, vado avanti. Allora, la prima cosa che volevo farvi vedere è su un altro piano. Cioè, io potrei vedere la macchina di Carnot, la potrei vedere anche sul piano pipì, giusto? È lo stesso il ciclo di Carnot. Allora, se faccio vedere la macchina di Carnot, diciamo, il ciclo rispetto a queste cose, cosa accade? Allora, ok, le due... ho due isoterme e due isoentropiche, giusto? Uno e quattro, due, tre e quattro. A me posso vedere queste trasformazioni, le posso vedere in questo modo qui. Uno, due, tre e quattro, va bene? 1, 2, ricordatevi, voi avete una trasformazione politropica di esponente K, quindi avete una compressione adiabatica interamente reversibile, isoterma, diciamo isentropica, isoterma. Beh. Quindi sul piano PB, tra l'altro, sono anche abbastanza, diciamo, potete facilmente vedere, piano TS è sempre un piano più autoesplicativo, perché vedete anche le temperature dei set, ti connetti con B. E quindi è più facile capire le irreversibilità su questo piano. Quindi la prima cosa che si fa quando si rispiega la macchina di Carnot è ovviamente il piano TS. Perché sul piano TS vedete il calore fornito, vedete, diciamo, il fatto dell'entropia come varia, se è internamente reversibile, se non è internamente reversibile, quindi riuscite a vedere meglio le problematiche connesse al secondo principio. Sul piano PV invece che cosa vedete meglio? Il lavoro, cioè vedete che di fatto che in tutte le trasformazioni voi avete, poiché mantenete anche nell'isoterma, mantenete, diciamo, avete un'espansione, una compressione, compiete sempre, diciamo, un lavoro, e quindi ogni trasformazione avete lavoro o in ingresso o in uscita. Attenzione, perché voi in prima battuta potreste pensare che il lavoro, diciamo, è sempre un lavoro in uscita su questa macchina qua che abbiamo visto, su questa macchina, perché ho fatto Q con A, Q con B se ne va qua e L è quello che io, diciamo, fornisco al SEM. Attenzione, non è così, cioè non c'è solo un lavoro che è uscita, io sto facendo un ciclo, quindi nel fare quelle trasformazioni io ho due trasformazioni in cui prendo lavoro dalla macchina e altre due che cedo a lavoro alla macchina, perché se no la macchina non mi funziona. Quindi io quando vado a comprimere, che faccio? Quando sto comprimendo, compressione adiabatica, io sto dando energia, non solo do calore, ma sto prendendo anche, diciamo, quindi ho scambi di calore e di lavoro, in ingresso e in uscita. L, quello là che ho messo là, chi è? Lavoro netto. Io faccio la sommatoria di tutto quello che esce meno tutto quello che entra, ottengo la L. Io lì vi ho semplificato volutamente, non ho detto vabbè, qua c'è una L che esce. Attenzione, perché durante le trasformazioni io non ho che una, ho solo l'uscita, non è vero che ho soltanto l'espansione qua, diciamo, che in cui prendo lavoro, ho N trasformazioni in cui quando vado da qua a qua, che sto facendo, ragazzi, lavoro com'è? Uscente. Quando vado da qua a qua com'è? Ancora uscente. Ma quando vado da qua a qua, poi che succede? Com'è il lavoro? Indica il PDB, diventa negativo. Quindi qua sto dando lavoro alla macchina, qua sto dando lavoro alla macchina, giusto? Quindi insieme al calore
con le trasformazioni che sto facendo di adiabatica interamente reversibile e di compressione e di, diciamo, isoderma, delle volte devo dare lavoro e delle volte me lo prendo. Il lavoro netto è quella L che abbiamo visto. Va bene? Non vi è chiaro? Ripeto. Cioè, così o scendo? Allora, quando vado da 2 a 3, che faccio? Sta? Diciamo, che cosa sto facendo il mio volume? Questa, allora, mettiamole qua sotto le trasformazioni. Allora, qua che sto facendo? Compressione adiabatica. 1, 2, la scrivo qua sotto, ragazzi. Che cosa devo fare, ragazzi, per avere 1, 2? Q ce lo sto dando o non ce lo sto dando? Sei adiabatico. Sto dando calore? No. Sto dando lavoro? E certo che sto dando lavoro qua. Quindi, se voi volete vedere tutto il quadro, 1, 2, dovete vederlo là e qua. Perché là vi è chiaro il secondo principio. Vi è chiaro che cosa succede alla macchina, il discorso della reversibilità e tutto il resto. Qua vi è chiaro quello che dovete dare in termini di lavoro. Sennò la macchina non gira. E dove lo prendete sul lavoro? Dove lo state prendendo? Dal SEM. Cioè, sostanzialmente il SEM è come se ci fossero qua, una parte me lo prendo, la parte ve lo ridò, la quantità che sto prendendo è più piccola la quantità che sto dando, per cui quello che vi ho segnato è il lavoro netto. Va bene? Tutto il ragionamento che abbiamo fatto prima per la macchina reversibile, che resta lo stesso. Mentre le Q le ho spacchettate in due, Q con E, Q con B, le L non ve l'ho spacchettate in due, entrante e uscente, vi ho messo, le ho messo insieme. Potevo pure fare con la stessa cosa con Q, perché non l'ho potuto fare? Perché le Q le devo spacchettare perché avevano tutti con E, con B diverse. Invece gli L, fornite reversibilmente, li posso tranquillamente fare la sommatoria. Se facevo la sommatoria di Q, spariva il concetto del T, quindi l'ho dovuto per forza spacchettare. Chiaro? Non ci avete pensato a questa piccola cosa. Ora vi è chiara questa cosa, ragazzi? Quindi nel fare queste trasformazioni, la trasformazione comincia a diventare complessa. Cioè, per questo io poi non ho macchine di Carnot in giro, o cicli di Carnot non ce le ho. Macchine di Carnot non ne posso avere, eccetera. Ma nessuna macchina reale ripercorre la macchina di Carnot, come vedremo. Avrò cicli, diciamo, non avrò cicli, avrò cicli Rankine, cicli Brighton, ciclo 8, ciclo diesel. Non so se ne avete mai sentito parlare, sono tutti cicli delle macchine reali che sono diversi dal ciclo di Carnot, perché sono cicli meno complessi. Qua devo dare, diciamo, prendere calore, temperatura costante, devo, diciamo, devo dare lavoro mentre faccio, diciamo, faccio avvenire lo scambio di temperatura, ma cioè, solo in teoria, nella, diciamo, nella mente del professore dell'isola può stare bene questa macchina, ma poi praticamente va a lavorare, cioè, va a lavorare, il professore dell'isola no, perché non la mette nella mente di Carnot, giusto? Allora, 2, 3 è questo, 3, 4 è questa qua, 4, 1 è questo. Vi trovate? Scrivetemelo, ragazzi, perché adesso vi è tutto chiaro. Poi quando dovete ripercorrere la lezione voi da soli, poi dice, ma che è questo? Dov'è qua? Bene. Allora, adesso possiamo muoverci, adesso era soltanto esplicativa questa cosa, non abbiamo detto niente di nuovo, era ovviamente ciò che avevamo detto dentro c'era questa cosa. Adesso c'è un altro piccolo parco, ma vi lascio, diciamo, siete veramente stanchi, anche dopo 3 ore di lezione comincio a stancarmi un po', voglio anche di lui oggi pomeriggio. Allora, che cosa altro volevo farvi vedere? Che cosa che ancora dovremmo rimuovere per arrivare dal ciclo di Carnot al ciclo reale? Qual è il grosso, diciamo, la grossa semplificazione che abbiamo fatto nel ciclo di Carnot? Che non è vero nelle macchine reali. L'esterna reversibilità l'ho levata. E quindi nelle macchine reali sappiamo che avvengono gli scambi di temperatura, avvengono su differenze di temperatura finite, e quindi l'ho già levata. Che cos'è che so che non è vero nelle macchine reali? Interna reversibilità. Come fanno le macchine, come funzionano le macchine reali? Se vado da 1 e 2, se anche volessi mantenere, ragazzi, la
se questo è T con B e questo è T con A, se anche volessi mantenere le stesse temperature, perdono, qua la mettiamo qua così, questa la mettiamo qua così, quindi voglio arrivare, supponiamo, alla stessa temperatura, questo voglio arrivare alla stessa temperatura T con 2, questa è la temperatura T con 1, quindi parto da qua e voglio arrivare alla temperatura T con 2. Se questa compressione la faccio molto velocemente, come avviene nel vostro motore della torvettura, avviene velocemente, no? Quindi il fatto che avviene molto velocemente fa sì che alla fine la trasformazione com'è? Non riesco a riscaldare quel fluido perché è talmente veloce la compressione che la compressione la posso ritenere? Se la faccio avvenire molto velocemente, quindi non faccio... La compressione avviene, per cui sale, e la temperatura che fa? Se no, se l'esito termine resta qua, e invece io diciamo, la pressione la faccio cambiare, quindi vuol dire la trasformazione è adiabatica, ma non sarà più internamente reversibile. Perché non sarà più internamente reversibile, ragazzi? Perché noi abbiamo visto che il nostro ds è uguale a dq su t più delta s gen interno, giusto? Allora, se io la compressione la faccio avvenire molto velocemente, come sarà il dq? Non do il tempo al calore di fuoco, fluire dal fluido che si sta riscaldando all'esterno. Avviene tanto velocemente che non ce la fa. Va bene? E allora che cosa avviene? La diabaticità la riesco a mantenere, perché la faccio velocemente la compressione, ma l'interno di resistibilità no. Per cui questa è adiabatica e se ne va. Ma come sarà il DS? Riuscirò a farlo così? E no, abbiamo detto c'è una generazione interna. Per cui come se ne va? Se ne va verso destra, giusto? Perché il delta S generato com'è? Maggiore di zero. E quindi il DS, la variazione di entropia, man mano che comprimo, se ne va verso destra. Vi trovate o no? Ragazzi, guardate, diciamo, ogni ragionamento, ogni trasformazione è figlia di un ragionamento. Se voi perdete un pezzettino, vedete come sta diventando difficile la termodinamica. Avevamo iniziato che era tutto semplice. Tutte le cose che abbiamo detto le stiamo utilizzando, non se ne perde una. Quindi se non ve lo studiate, voi non arriviamo alla fine del corso e non capirete più nulla. Ve l'ho detto alla prima lezione. Allora, quindi, il delta S, essendo somma di due pezzi, flusso entropico più generazione entropica, è evidente che se anche io prendo la macchina adiabatica, la generazione entropica interna è maggiore di zero. Quindi il DS sarà maggiore di zero, quindi la macchina, quando io comprimo adiabaticamente, non può che andarsene verso destra. Vi trovate? Quindi il fluido che si sta riscaldando qua dentro, che sto comprimendo, sta anche aumentando la sua entropia, per forza, per un fatto fisico. Quindi se ne va qua, arrivo qua, la trasformazione isoterma, supponiamo la continua, riesco a fare, vediamo poi come potrò farla. Arrivo al punto, quindi 1, 2, 3, arrivo al punto 3, attenzione, perché quando arrivo al punto 3, se voglio ritornare esattamente nel punto 4 e voglio far avvenire l'espansione molto velocemente, quindi ancora diabaticamente, avrò sempre un S generato interno anche nell'espansione, per cui la macchina fa così. E questo ritorna un po' così. Addirittura, se io volessi considerare anche nello scambiatore in cui non ho organi in movimento, perché quando ho organi in movimento, voi necessariamente avete una generazione interna. Se io avessi anche nello scambiatore, quando il fluido è praticamente quasi fermo, e diciamo, ho questa trasformazione, potrei avere, poiché ho una variazione diciamo di questo tipo, potrei avere addirittura una trasformazione di questo tipo, ma questo non ve lo faccio, ve lo riporterò più avanti. Per il momento studiamo la macchina irreversibile in questo modo qua. A questo punto cosa cambia in questa macchina 1, 2, 3, 4, 1 rispetto a questa? Sto praticamente ancora andando a ridurre il rendimento del ciclo. Perché? Perché a fronte di questa quantità ne do una quantità molto molto più grande di Q con B rispetto a quello che potevo aspettare.
E quindi ecco perché la macchina, l'ETA, macchina reversibile, diciamo irreversibile, macchina reale, è, ha un rendimento inferiore rispetto al ciclo di Carnot, che è inferiore rispetto alla macchina di Carnot, che è ovviamente inferiore a 1. E questo è quello che volevamo dimostrare. Allora io mi fermo perché abbiamo messo parecchio, diciamo, carne a cuocere. Voi vi riguardate questa lezione, poi la prossima volta ripartiamo da qua, e poggiamo ancora altri mattoni.